Siamo con Carolina Varchi, onorevole di Fratelli d'Italia, un momento particolarmente gravoso per il nostro paese con una crisi di governo aperta. Come intenderà Fratelli d'Italia organizzarsi oltre le piazze? Ma noi continuiamo con il nostro ruolo di opposizione anche a questo governo. Abbiamo invocato una manifestazione pacifica che sarà popolata da tantissimi tricolori, a testimonianza di tutti gli italiani, di tutti i rappresentanti delle professioni, dei ceti produttivi, della società civile che come noi non si sentono rappresentati da un governo che è formato da due partiti, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, che nell'ultimo anno e mezzo hanno perso tutte le elezioni, le amministrative, le regionali, le europee recenti. Quindi è evidente che per noi non è un governo rappresentativo, non crediamo che possa andare molto lontano perché il Movimento 5 Stelle si troverà a fare l'esatto contrario di quello che ha fatto con la Lega fino a pochi giorni fa. Quindi evidentemente è una fusione a freddo, un'alchimia di palazzo che gli italiani non possono comprendere, ma le cui conseguenze purtroppo le piangeremo tutti. Quindi Fratelli d'Italia rimane orgogliosamente all'opposizione. Cresce il numero di percentuale, il movimento fondato da Giorgia Meloni. Quali saranno le mosse politiche di aggregazione? Qual è il vostro naturale alleato? La Lega? Ma noi siamo una forza che negli ultimi anni si è radicata con una crescita assolutamente continua e costante. Da parte nostra ci sono chiari i valori che ispirano la nostra linea politica. La famiglia al primo posto, gli imprenditori, quindi un progetto di economia che guardi alla detassazione, che guardi ad un autentico shock fiscale per consentire all'Italia di ripartire e non a formule di mero assistenzialismo come il reddito di cittadinanza. La Lega purtroppo con il governo che si è appena concluso ha portato avanti delle riforme che noi non abbiamo condiviso e noi non abbiamo votato, rimane comunque nell'ambito di quello che si chiamava centrodestra e che rimane maggioritario nel sentimento degli italiani, perché poi a tutte le elezioni il centrodestra vince, lo farà anche nelle prossime regionali, penso all'Emilia Romagna, penso alla Calabria, penso alla Campania. Sicuramente quello è il naturale posto in cui noi ci collochiamo. Naturalmente la nostra storia di coerenza nel passato recente ci impone di tenere fede agli impegni presi con gli italiani, perché proprio le percentuali che si richiamavano prima dimostrano che gli italiani riconoscono un progetto credibile, un progetto di assoluta coerenza che non guarda alle elezioni che ci saranno l'indomani, ma che guarda a una visione d'Italia. Ecco, con tutti quelli che hanno una visione di Italia e di Europa ovviamente simile alla nostra, noi possiamo dialogare. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. tp24.it Notizie, il territorio in diretta.